Il mondo non manca di persone gentili. Ve la ripeto. Il mondo non manca di persone gentili. È una bella frase, spero. Non è mia questa frase. E l'ho sentita da una signora straordinaria, meravigliosa, che me l'ha concessa in una stazione ferroviaria molto molto lontano da qui, nell'est dell'Ucraina, ma poi ci arriviamo. È una bella frase, però forse detta da me adesso, qui, vestito di lino, in quest'isola bellissima, circondato da affetto, stima, amore, curiosità di qualcuno di voi, non ha lo stesso peso che ha avuto quando io l'ho ascoltata. Perché è molto facile da qui dire che il mondo non manca, attenzione, non è pieno di persone gentili, ma il mondo non manca di persone gentili. È molto facile, mi rendo conto. Eppure è il fulcro del mio racconto, questa frase. E da quando l'ho ascoltata è diventata un po' anche la bussola per la mia vita futura, è la scatola nera di tante cose che ho vissuto in passato. Ho trascorso gli ultimi mesi in Ucraina per lavoro, quando sono rientrato da poco, e le domande che mi vengono rivolte più di frequente sono: come stai? Hai visto cose brutte? E non hai gli incubi la notte? E tutte domande che io accolgo con piacere, no? Perché poi sono una manifestazione di affetto, di interesse nei miei confronti. Però le persone, quando io rispondo, restano sempre un po' deluse dalle mie risposte, perché io gli dico: come stai? Bene. E la verità, sto bene. Hai visto tante cose brutte? Sì, purtroppo ho visto tantissime cose brutte. Non hai gli incubi? Senti, no, io non ho gli incubi. Mi dispiace deludere le persone che me lo chiedono, ma io non ho incubi. Ho una mia tecnica, ma questa è un'altra vicenda. Ma se non ho avuto incubi finora, dopo questi mesi trascorsi in Ucraina, il merito è senza dubbio anche di questa persona. Eleonor, la persona di cui vi parlavo prima della stazione ferroviaria. La signora Eleonor l'ho incontrata a Slavyansk, che è una cittadina nell'est, nel Donbass, nella regione del Donbass, una città all'interno di una regione molto complicata, sulla linea del fuoco. Quando ci siamo incontrati era veramente la linea del fuoco, era molto molto pericoloso trovarsi lì e infatti tutti scappavano. Adesso arriviamo alla signora Eleanor, ve la faccio godere un altro po' e poi dopo vi dirò. Qualche giorno prima di incontrarla mi trovavo in un'altra stazione ferroviaria a Kramatorsk, forse avrete sentito se seguite le news, era la stazione ferroviaria dove da giorni si assipavano queste migliaia di persone che cercavano di lasciare quell'area, Kramatorsk è a pochi chilometri da Slavyansk. Cercavano di lasciare questa regione perché appunto pericolosissima, molto rischiosa. Dopo diversi giorni questa stazione ferroviaria è stata centrata da un missile. Più di 50 persone sono morte. Per una serie di fortunati eventi, l'auto su cui viaggiavo insieme a delle altre persone è arrivata in ritardo. Quel giorno saremmo stati lì. Tuttavia, siamo arrivati pochi minuti dopo, quindi comunque il piazzale era pieno di cadaveri e di quello che restava anche di corpi, di persone adulte, di anziani come la signora Eleanor e anche di bambini, ve lo devo dire. Quindi io, che sono una persona con un'incrollabile fede nell'umano, vi dico che anche lì, in quel momento, la mia fede ha vacillato. E poi il colpo di scena. A volte succede. Basta per ora per Eleanor. Il colpo di scena è proprio lei. In un'altra stazione, quella di Slavyansk, come vi dicevo. Era l'ultimo treno. Da lì partiva l'ultimo treno per l'ovest, è ancora la zona più sicura dell'Ucraina. E le persone cercavano di scappare in tutti i modi. E quel treno era l'ultimo possibile. Successivamente l'unica possibilità erano i mezzi propri, e non tutti hanno mezzi propri, non tutti hanno la benzina per poter andarsene. Quindi io incontro Eleanor.
E le chiedo, faccio un'intervista, no? Chiacchieriamo, e tra le cose che le chiedo, gli dico, ma dove stai andando? Eleonora ha 84 anni, è affaticata perché ha difficoltà motorie, è una donna anziana, e non sapeva dove stesse andando il treno. E dice, no, non lo so, forse va nell'ovest, non so esattamente in che città, forse a Leopoli. E io penso, che coraggio questa donna. E poi le chiedo, mi guardo intorno perché non c'era nessuno attorno a lei, le chiedo, ma dove sono le persone che ti accompagnano? Comunque una donna di una certa età. Lei dice, no, io sono da sola, non c'è nessuno con me. E che coraggio questa donna. E poi le chiedo, ma tu conosci qualcuno a Leopoli? Hai un contatto? E mi dice, no. E qui mi stende. Dice, no. Il mondo non manca di persone gentili. Ci accoglieranno. Il mio cervello è esploso di fronte a questa cosa, perché vi faccio un attimo il recap. Paese in guerra, fuori bombardavano, la sirena antiaereo che continuava a fischiare, a urlare. La signora Eleanor, 84 anni, col bastone, era il suo unico compagno di viaggio, il bastone. Non sapeva dove andare. Nonostante ciò, con tutte le sue difficoltà, da sola ha raggiunto la stazione per salire su un treno che l'avrebbe portata chissà dove, chissà come. Però la signora Eleanor aveva una fiducia incrollabile per gli altri, perché secondo lei il mondo non manca di persone gentili. E quindi oggi ho deciso di parlarvi di gentilezza e di coraggio. E ho scelto queste due qualità perché mi è capitato di incontrarle, anzi più che incontrarle mi sono apparse in questi anni in maniera veramente improbabile, inaspettata, girando per il mondo, girando per la vita, soprattutto per la vita delle altre persone. E io penso che sia molto difficile essere gentili. Ho scelto questo tema proprio perché il tema del TED è il Mediterraneo. Io, come forse molti di voi, sono nato nel Mediterraneo e sono cresciuto, diciamo, circondato da gesti di gentilezza e di coraggio. È stata la mia educazione mediterranea. C'è chi ha l'educazione siberiana e ha avuto un'educazione mediterranea. Sono molto fortunato, sono riconoscente al caso per questa mia educazione. Eppure io sono cresciuto circondato da questi gesti, però io continuo a sorprendermi di tutto ciò. E non me lo spiego, continuo a sentirmi molto piccolo di fronte a gesti di gentilezza, di coraggio, come quello della signora Eleanor. E quindi mi sono chiesto come mai. Il tema, dover venire qui, mi ha costretto a riflettere su questa cosa. E alla fine ho capito che io ho scelto questo, perché il Mediterraneo, alla fine, è una tragedia. Il Mediterraneo è una tragedia. Mi dispiace dirvi che il Mediterraneo è un cimitero enorme, bellissimo. È un cimitero bellissimo, il più bello che abbia mai visto. Ed è un cimitero dove, per fortuna nostra, le croci non stanno a galla. E quindi ci possiamo godere questo cimitero bellissimo. È una tragedia perché la fauna e la flora soffocano continuamente. Ed è una tragedia perché ci sono delle parti del Mediterraneo che sono inquinatissime, da fare schifo, dove nessuno di noi vorrebbe andare. Però è colpa nostra, perché ci muoviamo su barche, su navi, che sputano queste palle di fumo nero. No, si dice sempre che noi imitiamo la natura. No? Io ogni volta che vedo questa cosa immagino le seppie spruzzano il nero per difendersi dai predatori, e noi invece abbiamo queste navi e siamo i predatori di noi stessi, perché ci stiamo avvelenando. Quindi il collegamento in realtà è dettato dal fatto che io sono molto deluso dalla gente del Mediterraneo come me, che è cresciuta come me con l'educazione mediterranea. Sono molto deluso, tantissimo. A questo punto io vi vorrei fare una domanda, e poi dopo, quando finirà, spero veramente di incontrare sconosciuti tra voi che mi daranno la risposta. Secondo voi,
per avere una bella vita, una buona vita piena, serve più gentilezza o più coraggio? Pensateci. Io non ce l'ho la risposta, quindi non c'è una slide che ve lo dirà. Non lo so. Però io in tutti questi anni ho capito, ma ho visto questa cosa. Ho visto che per essere, ci vuole molto coraggio per essere gentili. Molto coraggio. E le persone gentili sono molto coraggiose, perché ci vuole molto coraggio per essere gentili in questo mondo e in questo tempo. Tantissimo. Tantissimo. E quindi io vi invito, come invito me stesso, ad essere gentili. Ad essere gentili, ad avere coraggio nell'essere gentili, ad essere gentili con gli altri, ad essere gentili soprattutto, sì, anche con gli altri, perché vedete, quando c'è il coraggio, la tragedia svanisce, perché diventa altro, si eleva, diventa speranza, capite? La speranza non è una parola che adesso vi sto dicendo sul palco, bella, che vi riempie. La speranza è veramente un elemento materiale, potrebbe essere quasi un elemento chimico nella tavola periodica, esiste la speranza. Io ho visto gente che non poteva camminare, come la signora Eleonor, che ce l'ha fatta, è rimasta in piedi e ha continuato a camminare, spinta dalla speranza di poter andare via. Così come ho visto gente non annegare, perché spinta dalla speranza della riva. Ce l'hanno fatta, perché la speranza è qualcosa di reale, di concreto. E quindi io vi rinnovo l'invito ad essere gentili e coraggiosi, ad essere gentili con gli altri, gentili col Mediterraneo, e di sforzarvi di essere sempre in quella parte del mondo che non manca di persone gentili. Perché in questo modo, forse, il Mediterraneo non sarà più una tragedia e soprattutto non deluderete la signora Eleonor, che direi che è il massimo. A cosa vuoi dire? Cosa fai vissuto? Whatever they'll take. Bel mondo, amore. A у вас есть кто-то там? Мир не без добрых людей. Привет.